Giovedì 10 febbraio, Rossini TV è a Cagli. Antonio Astuti è qui per voi insieme a Cristian Roberti, che ci segue per la parte tecnica, che ringraziamo per il suo insostituibile lavoro. È una giornata molto interessante perché viene presentato il bando sottomisura 4.1. In realtà è uno dei nuovi bandi predisposti dalla regione per garantire alle imprese la possibilità di poter accedere a dei fondi importantissimi per le loro attività. Quindi chiaramente è in questo caso si entra nel vero e proprio settore che caratterizza per tanti aspetti la nostra regione, l'agricoltura. È una grande opportunità, un'opportunità da cogliere, verrà spiegata tra pochi minuti dal vicepresidente della regione Mirko Carloni e dai tecnici che sono venuti con lui in questo meraviglioso pomeriggio nella cittadina di Cagli. Il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, presente in questa importante opportunità di Cagli, le opportunità del PSR. Questo è un ennesimo bando che è a disposizione del territorio voluto dalla Regione. Beh, diciamo che intanto abbiamo scelto questa strada di entrare dentro le aziende agricole come questa di Nucci, dove si vede che c'è l'attività, dove si scopre, si sentono gli odori dell'agricoltura e quindi stargli vicino non solo virtualmente ma anche fisicamente nonostante il Covid. Poi c'è un tema fondamentale, questa misura era molto attesa, era così come era attesa una semplificazione profonda delle misure del PSR, perché tante volte abbiamo sentito dire che erano troppo complicate, troppo burocratiche. Abbiamo dato veramente un taglio fondamentale alla burocrazia togliendo tutti i preventivi. E questa volta la misura 4.1 che riguarda gli investimenti con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro vedrà una semplificazione importante, così come ci hanno chiesto le associazioni e gli agricoltori. È una misura che scadrà il 19 maggio e quindi fino al 19 maggio c'è tempo per chiedere un contributo per fare gli investimenti in agricoltura. Un settore complesso dove è necessario investire per tenere le persone impegnate nelle aree interne, per creare dei difensori della biodiversità, della qualità del nostro cibo, perché non dimentichiamoci che l'agricoltura è cibo e quindi è fondamentale che noi difendiamo questo livello, facendolo diventare anche culturale, parlandone come se fosse veramente un presidio di salute e di qualità. E l'altra cosa, non secondaria, che questo è un lavoro, chi fa questo lavoro ha fatica, sacrifici e quindi dobbiamo fargli vedere che la regione ha una politica agricola che veramente li sostiene. Anche perché poi le Marche hanno una tradizione davvero forte in questo settore, l'agricoltura per le Marche significa tanto e ha utilizzato delle parole bellissime, odori dell'agricoltura e cultura. Credo che si coniugano in maniera perfetta per un'iniziativa come quella di oggi, anche proprio per l'opportunità che poi in realtà racchiude. Beh, onestamente io ho un ricordo legato anche alla mia infanzia, perché mio nonno è stato uno dei primi a creare una ditta di trasporto e lavorazione della paglia. E quindi qui questo odore di paglia così forte mi ricorda un po' il capannone in cui giocavo da bambino, ovviamente anche se io non ho mai fatto quel lavoro, ma ho tanta stima verso chi lo fa. E la nostra agricoltura è quella che negli ultimi anni ha visto una chiusura sempre passiva delle società, cioè tantissime aziende agricole hanno chiuso, forse più che in altri settori nelle Marche, e quindi c'è stato un lento abbandono di questo mestiere che invece va ripreso. E sta a noi rimettere al centro delle politiche l'agricoltura, facendolo diventare più che un lavoro dignitoso, ma un presidio che serve a tutti i cittadini. Siamo con Gianmarco Nucci, uno dei due soci titolari dell'azienda che oggi ospita questo importante convegno dove viene presentato un bando, un'altra opportunità, ma soprattutto una grande opportunità per rendere noto a chi magari è meno pratico di quello che vuol dire essere davvero nell'agricoltura, grazie alla presenza di questo convegno nella vostra azienda. Sì, noi siamo orgogliosi di rappresentare questa cosa e di far parte di questa manifestazione, che per noi è molto importante perché ci crediamo in questa cosa, ecco, e teniamo a questo piano di sviluppo che per noi è interessante, per tutta la regione è interessante. Ecco. C'è la possibilità di attingere a risorse, di attingere a fondi, la regione è impegnata su più fronti per questo e sicuramente l'agricoltura è uno dei settori che ne ha maggiore bisogno. Sì, infatti adesso con tutti questi aumenti che ci sono stati ci troviamo un po' in difficoltà, perché tra l'energia elettrica, tra i carburanti e tutto siamo un po' in difficoltà, e per cui
queste cose ci fanno comodo adesso in questo momento, ci vuole un aiuto per l'agricoltura. Cosa significa oggi nel 2022 lavorare nell'agricoltura? Cioè, se uno definisce, ok, io mi occupo di un qualcosa che magari nell'immaginario di tanti è primordiale. In realtà così non è, perché l'agricoltura ha fatto dei passi da gigante e anche questa si può dire che è immersa nei nostri tempi. Diciamo che oggi non è più come una volta, come quanto c'era mio padre che magari era un lavoro più manuale, adesso è un lavoro più, ci sono tante ore da fare, però i mezzi sono più comodi, come vedete sono tutti mezzi all'avanguardia, per cui diciamo che adesso, da quanto c'era mio padre adesso si va a spasso, solo che nonostante tutto è fatica trovare gli operai, perché adesso le ore sono tante comunque sia, perché bisognerebbe lavorare giorno e notte quante ore, perché d'estate magari quanto c'è la raccolta dei foraggi, magari bisogna, alcuni tipi bisogna farli lavorare alla notte per il troppo caldo che c'è al giorno, quindi diciamo che ci sono tante ore da fare e la gente non è più disposta a fare tutte queste ore. Quindi in realtà è una vita di sacrifici, una vita però anche di soddisfazioni, perché crediamo che poi vedere i risultati di quello che si fa materialmente sia molto importante. Sì, noi fortunatamente ci è andata bene, siamo sei, diciamo tra cugini e fratelli siamo sei, lavoriamo tutti insieme, siamo riusciti con i sacrifici a fare tutto questo, ma ci abbiamo da pagare, però sono soddisfazioni comunque sia. Siamo con due dei giovani imprenditori che sono presenti a questa iniziativa organizzata a Cagli. Facciamo una vera e propria intervista doppia per, diciamo, per cavalleria. Partiamo con la vigna, che quindi è peraltro molto contenta di essere qui, anche perché avere questa opportunità nella tua città penso che sia importante. Beh, sicuramente, in realtà ovviamente io sto prendendo un po' le redini di un'azienda che ha una storia antica, perché parte da mio nonno e da mio padre. E io sono tornata negli ultimi anni qui nel territorio e sto provando appunto a continuare questa tradizione. Augusto invece? Posso raccontare la mia storia. La mia storia non era certo dovuta rimanere in agricoltura. Quello che è successo è stata una chiamata, perché fondamentalmente i miei genitori, dopo tanti anni di sacrifici, hanno voluto fare un PSR e si sono accorti che c'erano tantissime difficoltà sia nell'accedere con la burocrazia che poi a interloquire con le varie aziende. E io mi sono messo l'anima in pace, il cuore in mano e ho deciso di prendere in mano il PSR e di affrontare l'investimento. E grazie ai fondi della Comunità Europea sono riuscito i primi anni ad affrontare anche i pagamenti con le banche, perché comunque il PSR è una risorsa importante per le aziende agricole, in quanto ti dà la possibilità di accedere al credito in maniera molto più facilitata, ma ti dà anche i primi anni di poter accedere al mercato con più facilità, in quanto hai disponibilità economica che è dovuta dal PSR. Quindi cosa è successo? È successo che dovevo creare una multifunzionalità all'interno della stalla e dell'azienda, e quindi grazie a una legge che all'epoca si chiamava legge 59 ho aperto con un altro PSR un laboratorio lavorazione vendite carni, e dopo due anni è uscita la mucca pazza per mia sfortuna, ma ho reinvestito altri soldi del PSR. Cioè, diciamo, non è che avevi una mucca pazza fra le tue mucche, era proprio una questione molto, vi ricorderete tutti la pandemia della mucca pazza. Era una questione pandemica che a noi della zootecnia ci ha messo in ginocchio. Premetto, io all'epoca ho fatto un investimento di 300 milioni, il PSR mi ha ridati 150, ma la banca ne voleva 480. Io mi sono trovato a 20 anni senza un soldo in banca, con mezzo miliardo di debiti, e onestamente non è che era la parte più rosa della vita, però grazie a quei PSR, ed è un valore sociale, e ripeto sociale, perché permette a tutti di poter realizzare un sogno, io ho realizzato il sogno dei miei genitori, ho dato futuro alla mia vita e futuro sicuramente ai miei figli grazie al PSR. Io sono entrata nell'ultimo periodo nell'azienda, quindi non mi sono occupata direttamente di queste cose. Quello che posso dire sicuramente è che tramite questo sostegno che abbiamo ricevuto con il PSR siamo riusciti a investire
nel miglioramento della nostra azienda e quindi a produrre dei prodotti di qualità maggiore, e questo chiaramente ci ha aiutato e ha aperto le porte a un mercato più ampio. Sì, anche perché magari quando si parla di agricoltura non sempre viene in mente che la parola innovazione è fondamentale. Sì, la nostra è un'azienda molto improntata sulla famiglia e sulla tradizione, ma sicuramente non si va da nessuna parte mantenendo delle dinamiche antiche in un mondo che evolve così velocemente, quindi è stato fondamentale e adesso spero di raccogliere questa tradizione e portarla avanti. L'innovazione è fondamentale. Noi nell'ambito zootecnico abbiamo acquistato un robot che ci segue la stalla e la parte dell'alimentazione. E l'abbiamo acquistato in Olanda perché ancora qui in Italia non esiste, e abbiamo anche altre attrezzature che comunque sono dei sensori per i parti. Io penso che l'innovazione sia fondamentale, perché se un'agricoltura sta bene la società. L'agricoltura è la spina dorsale della società. Una società forte dipende soprattutto se ha un'agricoltura forte, tecnologica e all'avanguardia. C'è un grandissimo interesse, vedo, per questa manifestazione, vedo tantissima gente. In effetti c'è una forte aspettativa, sono 5 anni che non usciva un bando per gli investimenti in questi territori, eravamo intervenuti solo nelle aree sisma per un periodo, vista la grande difficoltà, ma ora riapriamo tutta la regione con questi 30 milioni di aiuti, e ovviamente le imprese sono particolarmente interessate, immagino, poi vedremo nella spiegazione sicuramente alle opportunità di questo bando. E poi tutti gli agricoltori possono entrare, non ci sono limitazioni di sorta, quello che conta poi saranno le priorità per la scelta dei progetti. Volevo sottolineare l'importanza che diamo al settore zootecnico, che riceve il massimo della priorità, e in questi territori interi di montagna è sicuramente importante questa cosa. Bisogna coinvolgere un tecnico che sappia ovviamente le regole, si legga con attenzione il bando. In passato è successo anche a volte che c'erano stati dei problemi, però questa volta devo dire che abbiamo apportato notevoli semplificazioni alle regole del bando, quindi avremo dei computi metrici semplificati, non avremo più la necessità di portare i preventivi, quindi chi farà domanda impiegherà sicuramente meno tempo e lavoro per arrivare a chiedere il contributo. C'è una scadenza? La scadenza è il 19 di maggio, il bando è aperto da pochi giorni, quindi questo è proprio il momento per organizzarsi e presentare le domande. Si è appena conclusa la presentazione del bando sotto misura 4.1. Siamo nell'ambito del PSR Marche per il biennio 2021-2022, siamo stati ospiti dell'azienda dei fratelli Nucci qui a Cagli. È stato presentato nei dettagli questo bando, che è uno dei tanti che permetterà all'economia della nostra regione di potersi riprendere in maniera decisamente convinta dopo la pandemia. Il bando in questione era dedicato all'agricoltura, abbiamo avuto modo di sentirlo in tutti i suoi dettagli. Considerate che è stato molto semplificato l'accesso alla possibilità di accedere a questi fondi grazie all'opera fortemente voluta dal vicepresidente della regione Mirko Carloni, che era presente all'evento. Rossini TV era qui per voi, buona serata a tutti.